Nel 2016 il Comitato regionale per le comunicazioni, Corecom, ha ricevuto oltre 5.000 domande per fruire del servizio di conciliazione offerto gratuitamente ai cittadini, tenendo più di 4.600 udienze. Il bilancio del Comitato, che offre un servizio gratuito e obbligatorio di conciliazione delle controversie tra cittadini e operatori delle telecomunicazioni, è stato tracciato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Lascaris. Obiettivo del 2017? Portare la conciliazione direttamente a casa del cittadino, con le web conference, nelle sedi decentrate degli uffici relazioni con il pubblico, URP, presenti sul territorio. È un'occasione importante per fare il punto sulle attività svolte dal Corecom e anche per far comprendere il senso e l'utilità di un organo che, istituito 16 anni fa, ha in qualche modo fotografato con l'evoluzione anche delle competenze che gli sono state attribuite, in qualche modo anche il cambio dei tempi dal 2001 ad oggi e anche in qualche modo una fotografia appunto di quello che sono state le evoluzioni tecnologiche e allo stesso tempo anche l'esigenza da parte delle istituzioni di stare al passo e al contempo anche di ampliare quello che è lo spettro appunto delle competenze e delle funzioni che questo organo prezioso svolge nell'interesse della collettività piemontese. Un particolare ringraziamento va al presidente Bruno Geraci che ci ha messo in mano una macchina perfettamente funzionante. I risultati che abbiamo raccolto nel 2016 sono stati eccellenti. 5.500 richieste di controversie per un ammontare di 1.555.000 euro restituiti ai cittadini piemontesi. Gli aspetti fondamentali del Corecom nell'ambito delle conciliazioni sono due. Il primo è quello di offrire un servizio gratuito ai cittadini. Il secondo è di sgravare sulle spalle dei tribunali. Come obiettivo per il 2017 è di andare a parlare con tutte le province del territorio piemontese per far sapere che il servizio delle conciliazioni è gratuito ed è disponibile in web conference presso l'URP. Ma il Corecom del Piemonte è assolutamente all'avanguardia ed è uno dei nostri insomma, riferimenti principali, sia come tipologia, numero e esito delle conciliazioni, quindi del servizio offerto al cittadino, sia per la tecnologia utilizzata che in qualche modo anticipa quelle che sono le nostre sfide per il 2018, cioè un sistema completamente automatizzato che quindi conceda al maggior numero possibile di cittadini la possibilità di rivolgersi al Corecom e ottenere giustizia.